Commentiamo la strategia di investimento per il mese di maggio. I dati economici che risentono pienamente del distanziamento sociale effettivamente cominciano a emergere e sono brutti. Uno per tutti il non-farm payrolls americani, l'andamento del mercato del lavoro con più di 20 milioni di disoccupati, la dice lunga su quanto saranno disastrosi i dati del secondo trimestre di quest'anno. Questa non è però una sorpresa, evidentemente. Sappiamo che l'arresto dell'attività economica e il distanziamento sociale avrebbero avuto un costo in termini di attività molto serio. Il Fondo Monetario ha rivisto le sue previsioni, meno 3% per il mondo, meno 6% per l'America, e per l'insieme dei paesi sviluppati. Per l'Europa va un po' peggio, meno 7,5, per l'Italia addirittura siamo ai limiti della doppia cifra di crescita negativa. Quindi è chiaro che le cose non vanno bene in questo trimestre. Certo che va rilevato che queste previsioni, secondo le nostre valutazioni, sono compatibili comunque con un ritorno all'attività verso la normalità entro fine anno, anzi con un ritorno dell'attività a oltre il 90% di quello che era all'inizio dell'anno già per l'estate. Morale, quello che stiamo vedendo, i tentativi di uscita dal lockdown sono molto rilevanti, sono salutati positivamente evidentemente dai mercati proprio perché sono compatibili con un andamento a V dell'attività economica che è necessaria per avere confermare le previsioni già bruttine del Fondo Monetario Internazionale, come a dire: se per caso va male qualcosa nell'uscita dal lockdown, probabilmente l'andamento economico si trasforma da una V a una U e dovremo rivedere anche ulteriormente al ribasso l'andamento, le previsioni dell'attività economica. Da questo punto di vista è positivo, se vogliamo, dal punto di vista delle ripercussioni economiche, quello che sta facendo l'Europa, cioè il tentativo di uscire gradualmente dal distanziamento sociale più severo, ma attenzione che non è privo di rischi, a mio avviso. Va rilevato, per esempio, che lo stiamo attuando quando abbiamo ancora più di 1000 casi nuovi di Covid al giorno. Ricordo che la Cina ha effettuato la stessa scelta quando aveva meno di 50 casi al giorno. Non è un caso che a questo punto si rileva sia in Cina, nella provincia di Wuhan, sia in Corea del Sud e persino in Germania, cioè i posti dove è stata gestita forse meglio la diffusione della pandemia, qualche focolaio di ritorno. Questo evidentemente ci deve mettere un pochino in allerta sul fatto che questo normalizzazione dell'attività economica e del distanziamento sociale possa avere dei momenti di ripensamento o possa dovere arrestarsi in certe regioni. Da ultimo commenterei le politiche economiche. Allora, in Europa abbiamo visto quanto faticoso sia il raggiungimento di un consenso su quello che è necessario l'Europa faccia, cioè che complementi gli interventi di natura fiscale rispetto a quelli che i paesi da soli hanno potuto compiere in virtù della liberatoria sul patto di stabilità, liberatoria che evidentemente lascia però degli spazi fiscali molto più ampi ai paesi che avevano i conti più in ordine, come la Germania, e quindi purtroppo susciterebbero una reazione asimmetrica di politica fiscale. Quindi ben vengano ovviamente gli strumenti messi in campo, ma insomma sarebbe meglio che si affrettassero. I 500 e passa miliardi che dovrebbero essere varati già per giugno, e mi sembra che sia cosa quasi fatta, quindi da quel punto di vista dovrebbe essere una notizia più o meno acquisita, mentre ancora sembra un po' più farraginosa la discussione intorno al Recovery Fund, un fondo che dovrebbe fornire molti più soldi, quindi essere più significativo da un punto di vista quantitativo, ma purtroppo in termini di timing slitterà e sta slittando un pochino la fase di approvazione, ma sappiamo anche che entrerà in vigore soprattutto nel 2021. Ci sarà forse la possibilità di qualche finanziamento ponte, ma insomma non aspettiamoci meraviglie nell'immediato. Insomma, l'Europa è un po' sacrificata, i mercati lo hanno registrato, vedendo effettivamente molta più convinzione nella capacità di intervento delle politiche economiche americane rispetto a quelle nostrane.
In più c'è l'ultima tegola, diciamo così, a ciel sereno, o fulmine a ciel sereno, che è il pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca, che obiettivamente non ci preoccupa più di tanto dal punto di vista formale, nel senso che mette in discussione il quantitative easing sotto, come dire, in base a un principio di proporzionalità degli strumenti, dello strumento utilizzato per ottenere il fine statutario della stabilità dei prezzi, quindi di un'inflazione intorno al 2%. Ebbene, su questo la BCE non avrà difficoltà a fornire le ragioni richieste probabilmente per il tramite della Bundesbank. Quello che però ci infastidisce un po', insomma, che va rilevato, è probabilmente una certa ricordo su cui il consenso è ovviamente abbastanza diffuso nella centro e nord Europa in merito ai limiti del quantitative easing, sia di tipo quantitativo sia di tipo temporale. Ecco, da questo punto di vista non vorremmo che questa sentenza in qualche maniera impedisse una capacità, una flessibilità nell'intervento della BCE che riteniamo abbastanza determinante nello stabilizzare l'andamento degli spread. Ci torneremo sopra probabilmente nelle prossime settimane. Conclusione di questa analisi però è che almeno dal punto di vista tattico, a questo punto l'insieme delle considerazioni fatte oggi con insieme al rimbalzo del mercato fa sì che ci troviamo un po' più cauti e suggeriamo un po' di riduzione del rischio.